Salve squadra, vi siete mai chiesti come funzionano i servizi segreti italiani? Beh, sarebbe molto stupido, avete cliccato questo video, quindi sigla! Cominciamo con un po' di storia. Da che mondo è mondo, in ogni nazione, i servizi segreti sono quell'apparato della pubblica sicurezza fondamentale per la difesa del paese, ogni giorno attaccata da minacce sempre più complesse. E al giorno d'oggi la nostra intelligence è gestita all'interno del SISR, il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, che altro non è che un complesso sistema di agenzie che, divise per campo specifico, si occupano di ricerca e analisi delle minacce, raccolta di informazioni sul campo e approfondimenti sulle sfide che il nostro paese deve affrontare. E il tutto è organizzato da una precisa normativa e organizzato in una precisa catena di comando che è appunto il SISR. Si tratta appunto in realtà di una grossa struttura che serve per la gestione, il controllo e la raccolta delle informazioni ed è una grossa struttura che nel corso del tempo è diventata sempre più importante. Ma di nuovo, un po' di storia. La storia della composizione e l'evoluzione dei servizi segreti italiani è lunga e complessa. Comunque, il primo vero reparto di intelligence era il Servizio di Informazione Militare, il SIM, del 1925, ed era legato principalmente al Regio Esercito. Aveva una buona dotazione di personale, strutture da gestire e da organizzare e anche un'importante autonomia. Con l'avvento del fascismo, però, le cose cambiarono e nel 1934 il SIM perse la sua autonomia, venendo consegnato nelle mani di quello che viene ricordato come la bestia nera, ossia il colonnello Mario Roatta, a quanto pare un dirigente dell'intelligence la cui competenza era pari solo alla sua crudeltà. Infatti stiamo parlando di un vero e proprio criminale di guerra, accusato di torture, massacri di civili, rifugiati, soldati, prigionieri politici, un sacco di persone, in particolare nell'ex Jugoslavia. Tra l'altro la sua è una storia pazzesca, andatevelo a cercare. Il SIM non era l'unico corpo di intelligence durante il fascismo. Ad aiutare la nostra marina era l'SIS, ossia il Servizio di Informazioni Segrete. Anche questo era un servizio di tipo prettamente militare che si occupava di scovare informazioni e dettagli sulla Royal Navy inglese, oltre che delle flottiglie mercantili nemiche o neutrali. L'aeronautica invece era supportata dalla SIA, il Servizio di Informazioni Aeronautica, che faceva lo stesso, solo che, appunto, per quanto riguardava gli italici cieli. E se avete mai approfondito la storia militare del nostro paese, saprete che in generale le forze armate negli alti comandi erano condite da rivalità, inimicizie, centri di potere in conflitto tra loro, che ovviamente andavano soltanto a danneggiare i risultati collettivi. E ovviamente i servizi segreti non facevano eccezione. Tanto che io, sia in Rapaci, che è uscito 2 anni fa, sia in Verranno dalle Pianure, ho utilizzato esattamente questo schema, ossia di centri di potere legati ad apparati delle forze di pubblica sicurezza o direttamente delle forze armate, per raccontare appunto i conflitti che si sviluppano all'interno del contesto fantapolitico che ho creato. Mi sono ispirato direttamente a quella roba lì, anche perché i grandi complotti, i colpi di Stato, le situazioni un attimo frizzantine all'interno di un paese nascono anche abbastanza da queste cose qui. Sono thriller fantapolitici, se volete un po' viaggiare, li trovate qua sotto in descrizione, vi piace, vi piace. Non possiamo non parlare, ovviamente, dell'OVRA, Opera di Vigilanza di Repressione Antifascismo, che più che un canonico servizio segreto si trattava della polizia politica, messa in piedi proprio per eliminare gli avversari del fascismo all'interno della nazione. Tra le operazioni più famose troviamo certamente l'omicidio dei fratelli Rosselli e, secondo le memorie dell'assassino fascista Amerigo Dumini, anche dell'omicidio Matteotti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la creazione dell'assetto costituzionale cambiarono molte cose e anche l'intelligence cambiò e tutto quanto venne centralizzato all'interno di una struttura di tipo militare che andava a rispondere direttamente al capo dello Stato Maggiore della Difesa. Ma non per questo perdemmo le vecchie abitudini. Infatti un gran numero di alti funzionari della pubblica sicurezza che erano attivi durante l'epoca fascista vennero riciclati nella nuova repubblica e anche l'idea della polizia politica quella ci piaceva tanto. Infatti stiamo parlando della creazione di un nuovo organo composto da agenti e funzionari, molto spesso anche legati ad altri centri di potere, a volte anche in conflitto tra di loro, che si occupavano della sicurezza interna, ossia per poter difendere la nuova repubblica da tutti quanti quei pericolosi eversivi che ne minacciavano la stabilità. E questo organo fu infatti l'Ufficio per gli Affari Riservati, alle dipendenze, questo invece, del Ministero dell'Interno, attivo dal 48 al 78, e venne guidato ovviamente la personalità un tantino controverse, come per esempio Federico Umberto D'Amato. Ora, questo argomento certo non vi è nuovo, stiamo parlando del macrotema sul ruolo che ebbero numerosi apparati di sicurezza, tra cui proprio i servizi segreti, nella gestione della vita politica italiana per quasi tutto il secolo scorso. Gli argomenti sono enormi, dalla strategia della tensione alla trattativa Stato-mafia, dalla massoneria ai rapporti con l'Alleanza Atlantica per tutti gli anni di piombo. Ed è ovviamente una storia di scandali, di omicidi, di depistaggi e omissioni. Ci vorrebbe un intero video per ognuno di questi macro argomenti e sui singoli episodi, tra l'altro qualcuno lo abbiamo anche fatto. Il punto
importante per questo video oggi è ricordarci quanto sia stato importante il ruolo degli apparati di sicurezza, in particolare dei servizi segreti, nella nostra vita pubblica e politica. Non solo per quanto riguarda l'estero, nella nostra collocazione geopolitica, i nostri rapporti internazionali, soprattutto in chiave anticomunista, ma soprattutto da un punto di vista interno, ossia dello sviluppo politico, dell'avanzamento sociale e soprattutto anche sulla tenuta della nostra democrazia in quegli anni. Ora, entrando nello specifico, nel 1966 il SIFAR venne riorganizzato nell'SID, il Servizio Informazioni della Difesa, con compiti di informazione, prevenzione e protezione del segreto militare e ovviamente numerose questioni e attività legate alla sicurezza dello Stato. E come detto, in questa fase chi controllava i servizi segreti era chi controllava il Ministero della Difesa, e quella era un'epoca dominata dalla Democrazia Cristiana, che però per governare aveva sempre bisogno di alleati, e uno di questi era il PSDI, il Partito Socialista Democratico Italiano, un partito che non superò mai il 5%, ma comunque fedelissimo agli americani. E proprio per questa affiliazione politica con la Democrazia Cristiana, ovviamente anche per la posizione che il nostro paese aveva all'interno dello scacchiere internazionale con cui ci eravamo alleati, il Partito Socialista Democratico fu l'unico partito al cui la Democrazia Cristiana permise il controllo del Ministero della Difesa. E infatti lo mantennero per 6 anni, dal 66 al 68 e dal 70 al 74. Stiamo parlando degli anni di piombo, gli anni della strategia della tensione, degli attentati, dei rapimenti, degli omicidi, ed è questo il periodo in cui si scatenò una feroce lotta intestina all'interno degli apparati di sicurezza. Da una parte parliamo delle forze fedeli allo Stato, o comunque alla direzione della maggioranza, o anche solo all'assetto nazionale dal punto di vista geopolitico, e dall'altra invece tutta una serie di cordate di potere o di singoli nuclei senza una precisa direzione che, per questioni di potere, di ideologia o di interesse, si legarono all'estrema destra eversiva o alla criminalità organizzata, o comunque agendo per il puro interesse specifico di singoli personaggi o centri di potere. Purtroppo dobbiamo essere molto generici su questo video, sia perché la strategia della tensione è un argomento gigantesco, ma anche perché ci sono molti punti che non sono stati mai chiariti e molto probabilmente una risposta vera a ogni cosa non ce l'avremo mai. La cosa importante da capire per noi in questo video è che i servizi segreti, prima il SIFAR e poi l'SID, erano una struttura di intelligence a trazione militare che si occupava di sicurezza interna con un potere gigantesco. Quindi la questione diventava: chi è che controlla un organo, uno strumento così potente? Ovviamente la DC o personalità legate o comunque autorizzate dalla DC, in una logica ovviamente atlantista e anticomunista. Ma in mezzo ci sono tutti quanti gli interessi dei vari centri di potere, che possono essere molto vari tra loro. Ci possono essere funzionari o politici, magari fedeli alla maggioranza, al governo, allo Stato, ma che trovano in un periodo così instabile la strategia della tensione l'unica via. L'obiettivo è alienare dall'elettorato i partiti più estremisti, sia di destra che di sinistra, per garantire la stabilità dei partiti di maggioranza e quindi il paese. O al contrario, sempre all'interno degli apparati di sicurezza, funzionari e politici più che pronti a fare il colpo di Stato, tipicamente per mettere su una dittatura militare come quella dei colonnelli in Grecia. E quindi usano la strategia della tensione, aiutando i terroristi, nascondendoli, finanziandoli, depistando le indagini, per destabilizzare il paese e preparare il terreno per il gran colpo di Stato. Oppure tutto il resto: interessi personali, massoneria, eminenze grigie, un accordo tra lo Stato e la mafia per fermare un bagno di sangue mostruoso, ma il punto rimane sempre lo stesso. Ossia che i servizi segreti sono un'arma gigantesca, centralizzata, segreta, dove possono nascondersi un'infinità di conflitti di interessi, di congiure, di pugnalate, un sacco di bella gente sediziosa, e di questo appunto se ne rende conto la magistratura quando cominciano a uscire fuori dei particolari scandali, se ne rende conto anche l'elettorato, e una certa tutti quanti si rendono conto che una struttura del genere, con un potere così grande, dove può accadere veramente di tutto, ecco, è almeno un po' scomodo per la stabilità del paese. Per questo motivo, nel 1977, i servizi segreti vengono riorganizzati un'altra volta, ma questa volta in due strutture. Il SISMI, ossia il Servizio Informazioni e Sicurezza Militare, pertanto il servizio militare alle dipendenze del Ministero della Difesa, e il SISDE, il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, con l'obiettivo di difendere la Repubblica principalmente dalle minacce interne, di conseguenza affidato al Ministero dell'Interno. E al tempo stesso l'alta direzione, la responsabilità politica generale, il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, se volete la gestione generale dell'affare, viene completamente affidato al Presidente del Consiglio.
Questo rinnovamento fu molto importante per due motivi. Il primo per una questione di controllo. Da qui fino alla fine della Prima Repubblica, a tenere il controllo del Ministero dell'Interno sarà sempre la Democrazia Cristiana, quindi avrà sempre il controllo di uno dei due organi, appunto il SISDE. E dall'altra la trasparenza e la gestione. Splittando l'intelligence, l'altro corpo, il SISMI, veniva affidato a rotazione agli alleati di governo, socialisti, repubblicani e liberali, non più del PSD, che finivano a gestire infatti il Ministero della Difesa. In questo modo la gestione dei servizi segreti diventa più ampia e trasparente. Poi certo, ancora per il momento, il controllo della Presidenza del Consiglio sugli apparati di pubblica sicurezza segreti, anche questo sarà ancora indiretto, ma attraverso il CESIS, ossia il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, la Presidenza avrà un maggiore controllo appunto sui servizi segreti e darà una buona via per il futuro. E sempre parlando di sicurezza, vi ricordo che ogni giorno siamo sotto attacco, in particolare da parte degli hacker che vogliono i nostri dati, le nostre informazioni, entrando nei nostri account per fare un sacco di cose brutte. In particolare se avete un'azienda, dovete gestire materiale con i collaboratori e con i dipendenti, lì è una festa, perché tipicamente si utilizzano per il sistema delle password molto stupide, molto semplici, in modo che tutti quanti se le ricordino. Ecco appunto la ricetta perfetta per farvi rubare le chiavi e farvi fregare tutti quanti i vostri dati. Per questo motivo lo sponsor di oggi è NordPass, un caro vecchio amico. E che cos'è? È uno strumento di cybersicurezza che serve proprio per poter gestire le nostre password, in particolare in questo caso nella dimensione aziendale. Ora, su NordPass possiamo archiviare tutte le password che vogliamo in un unico posto senza fatica e possiamo accedere ai vari siti e app con le password salvate senza dover ogni volta inserire le credenziali. Possiamo controllare la qualità delle password, se sono state usate su più account, se sono vecchie e inefficaci. Quindi uno strumento del genere è ottimo per la gestione aziendale. Con lo strumento Groups possiamo creare gruppi di lavoro, aggiungere dipendenti, passare materiale importante anche tra altri gruppi. E come admin possiamo gestire la sicurezza con pochi click, possiamo dare o togliere l'accesso in un attimo, possiamo controllare se ci sono state delle violazioni e ovviamente tutte quante le comodità del caso. Con NordPass possiamo automatizzare tutti i processi manuali, per esempio compilare tutti i moduli avendo già registrato indirizzi e recapiti, memorizzare i dati di pagamento con un sistema crittografato e ovviamente gestire tutti gli account dell'azienda con il generatore automatico di password univoche e proteggere tutti i nostri dati. Questo è molto figo perché appunto al posto di avere due o tre password mega stupide per fare in modo che tutti se le ricordino, appuntate su foglietti di carta in giro, ma che fine ha fatto la palla, non lo so, e poi ce le fregano, oddio com'è successo. Al posto di tutto questo abbiamo un sistema centralizzato e sicuro. Insomma, il pacchetto business può essere perfetto per la vostra azienda, arriva fino a 250 dipendenti con una dashboard comoda e intuitiva e come vedete costa uno scherzo. Quindi perché non fare un esperimento? Infatti se per caso utilizzerete il mio codice sconto Giopizzi NordPass utilizzando il link qua sotto in descrizione avrete 3 mesi di prova gratuita senza impegno. Why don't provare? Insomma, NordPass è fondamentale per la nostra sicurezza, è mega facile da utilizzare in particolare per la gestione aziendale, perché c'è molto bisogno di sicurezza e di comodità nella gestione aziendale, e appunto è super sicuro e io non posso fare altro che consigliarvelo, anche perché appunto c'è la super prova gratuita. Tutto quanto qua sotto in descrizione. NordPass, perché la sicurezza è un diritto. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi, se vi interessa il tema della strategia della tensione, compratevi questo libro qua, che è La strategia della tensione di Aldo Giannulli, il professore che ha lavorato proprio all'interno della commissione stragi. Appunto questo testo è illuminante, questo me l'ha regalato direttamente lui. Tra l'altro lo trovate anche su YouTube, parla di cose, fantastico, c'è un sacco di altri youtuber collegati a lui, è incredibile. E niente, prendetelo perché è veramente illuminante. Ve lo lascio in descrizione, insieme ai miei libri. Ora, al momento, l'attuale assetto dell'intelligence italiana venne normato nel 2007 con il secondo governo Prodi e un accordo bipartisan, con la legge 124 del 2007. E secondo questa legge si crea un definitivo collegamento tra esecutivo e servizi segreti. Per farla breve, il vertice dell'intelligence diventa direttamente il presidente del consiglio, il quale nomina i vertici, autorizza le operazioni e controlla il tutto. Ma solitamente il presidente delega questa responsabilità a un'altra figura, tipicamente o un sottosegretario o un altro ministero che non ha un'altra carica che riguarda la sicurezza, il quale appunto gestisce tutti quanti i dossier per lui, cioè va nel suo ufficio con il dossier pronto e gli spiega cosa succede, no? E quindi è lo sketch solito, è successo questo presidente, mi chiami presidente, lei il presidente, ah perfetto, è quella roba lì. E quindi torniamo al SISR di cui avevamo parlato a inizio video, quindi vediamo in generale come è composto. Al suo interno, a coordinare tutti quanti, è il DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, elabora linee guida strategiche, fornisce rapporti al governo, presenta relazioni annuali al Parlamento e fa da punto di contatto tra il SISR, le forze dell'ordine, i carabinieri e altre strutture di sicurezza e risponde direttamente al Presidente del Consiglio. Quindi se il SISR è l'intero sistema, il DIS è il centro di controllo. Coordina, analizza, riferisce al Presidente, ma non può impostare delle operazioni in autonomia. Ma quindi a questo punto chi sono gli operativi, gli agenti?
Dal 2007 il SISR ha due agenzie operative. La prima è l'AISI, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, responsabile della lotta alla criminalità organizzata, antispionaggio e contrasto al terrorismo interno. E poi c'è l'AISE, ossia l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, che si occupa della tutela del sistema paese dalle minacce esterne. Nel corso degli anni quest'ultima agenzia ha collaborato con il DIS nell'acquisizione di informazioni in supporto alla politica estera, contrasto alle infiltrazioni straniere nell'economia e ricerca di cittadini italiani ostaggio di gruppi terroristici, mentre l'AISI, per la sicurezza interna, si è concentrata sulla repressione del terrorismo e sulla lotta alle mafie, ed entrambe cooperano nella preparazione della relazione annuale al Parlamento. Quindi, per sicurezza, riguardando un attimo lo schema, abbiamo due agenzie operative, una per la sicurezza interna e una per quella esterna. Entrambe sono coordinate dal DIS, che elabora, gestisce e organizza le informazioni, passando poi tutto alla macrostruttura del SISR, e il tutto deve essere riferito al presidente o all'autorità delegata. E qui parte la domanda figa, ossia come operano gli operativi, gli agenti, gli 007? Tra l'altro 007 è un termine puramente giornalistico, nessuno mai li chiama 007 mai, è una cafonata giornalistica, molto ignoranti i nostri giornalisti, molto ignoranti. Come operano? Allora, gli agenti, per dire israeliani o americani, hanno la famosa licenza di uccidere. Non so se abbiano anche il diritto a ogni missione di avere una love story tormentata con qualcun altro, però hanno la licenza di uccidere. I nostri agenti invece no, non possono né uccidere e probabilmente avere neanche la storia d'amore tormentata. Infatti, sempre la legge 124 del 2007 impone ai servizi segreti una condotta indispensabile e proporzionata e gli impedisce, all'interno e all'esterno del paese, di commettere delitti contro la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute e l'incolumità di una o più persone. Ma, ovviamente, come accade per altri apparati di sicurezza, gli agenti possono forzare alcune norme, in maniera proporzionata, se la missione lo richiede. Per esempio, un agente dell'AISI, quindi per la sicurezza interna, durante un'operazione antiterrorismo, può entrare all'interno della casa di un sospettato, mettergli tutte quante le spie e i microchip in giro per spiarlo, senza mandato, oppure può fregargli la macchina per evitare che quello lì se ne scappi. Ma non potrà arrestarlo, perché non appartiene alla polizia giudiziaria, e lì ci vuole una procedura. Così come non può ingaggiare a caso uno scontro a fuoco, oppure se per caso è infiltrato all'interno di una banda criminale non è costretto a commettere tutta una serie di reati per non far saltare la sua copertura. Ora, se la cosa vi sembra un po' monca, no? Cioè che rispetto ai film tarpano un po' le ali i nostri ragazzoni, ecco, io tanto per cominciare vi ricordo che già solo così questa roba sembra molto impegnativa, cioè per farlo devi averci un po' le balle quadrate. Ma oltre questo vi ricordo la logica della cosa: intelligence arriva da intelleggere, se il mio latino non è scorretto, ossia proprio raccogliere informazioni, ed è quello che devono fare, raccogliere informazioni, non giocare a poker e sparare alla gente. Oltre a questo poi è il discorso di prima: ogni organo delle nostre istituzioni è costruito per fare in modo che tutti controllano tutti quanti gli altri, non soltanto per evitare cose tipo corruzione, ma anche per evitare che qualcuno con troppo potere faccia troppe cose. Quindi esistono delle procedure, dei protocolli, delle regole di ingaggio per avere una struttura operativa efficiente, ragionata e che appunto sul lungo periodo non diventi un pericolo per la nostra democrazia. Passando poi all'AISE, ossia per quanto riguarda la sicurezza all'estero, lì si apre un altro mondo. Stiamo parlando di controspionaggio, stiamo parlando di sicurezza di personaggi sensibili, delle ambasciate o anche attività in quei paesi dove operano anche le forze armate italiane. A questo proposito, spesso i nostri servizi vengono coinvolti anche in operazioni di recupero ostaggi, pensiamo a operazioni in Africa o in Medio Oriente. E visto che si tratta di operazioni molto delicate e dove la situazione rischia di diventare complessa, se non incandescente, viene concessa all'AISE un'operatività simil militare e in determinati casi possono avvalersi dell'uso di forze speciali italiane, un po' come accade negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Ma non finisce qui, al di fuori del SISR c'è la ACN, ossia l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, che come avrete intuito si occupa di cybersicurezza, di sicurezza informatica, delle nostre istituzioni, che è ovviamente un dominio sul quale stiamo spendendo tante risorse da tanto tempo, perché si tratta appunto di un ambiente sempre complesso, sempre in continua evoluzione, è diventato un elemento determinante per la nostra sicurezza nazionale. E anche se al di fuori del SISR questa agenzia sta diventando sempre più un elemento importante per la sicurezza nazionale, andando a toccare sempre più settori. Infatti si tratta di un lungo percorso, già intrapreso dal nostro paese da diversi anni, per implementare un perimetro
quadro nazionale di cybersicurezza che garantisca la certificazione dei software dei nostri sistemi, strumenti informatici, security by design, per impedire attacchi hacker, e proprio per la sua importanza sarà un apparato complementare, anche se non sovrapponibile all'intelligence, e comunque sarà sempre l'autorità delegata a coordinarla. E questo, se vi ricordate, si ricollega al video che avevamo fatto sul grande progetto geostrategico italiano, ossia per quanto riguarda l'espansione e il controllo delle nostre zone di interesse, in particolare il Mediterraneo, che presuppone degli importanti investimenti nel campo della difesa. E uno degli impegni riguardava il progetto Interforze di ispirazione americana, ossia la completa, passando in termini, fusione di tutti quanti i domini: terra, aria, spazio, cielo e ovviamente anche cyber, quindi quello è anche un argomento imprescindibile per i nostri progetti. Ma domanda, ora come ora, visto che ci stiamo impiegando così tante risorse e visto che è un elemento così importante, chi è che controlla i nostri servizi? L'attività dei servizi è sottoposta a limiti e coordinamenti e un elemento chiave di controllo per il CISR è il COPASIR, ossia il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che ha appunto il potere di vigilanza. Questo comitato è composto da 10 senatori e deputati. L'idea ovviamente è che il popolo, tramite l'elezione, mette la sua gente in Parlamento e quindi attraverso questa proprietà si mettono a controllare cosa stanno facendo i nostri corpi di sicurezza più segreti. E, cosa molto importante, per legge il presidente di questo comitato deve essere un personaggio dell'opposizione. Questo proprio per sottolineare l'idea che i servizi segreti devono agire per il bene di tutti quanti, non soltanto per appunto il governo in carica di turno. Per questo il COPASIR ha un potere molto importante, ha la facoltà di convocare ministri, direttori di agenzie, politici, manager, finanzieri e al tempo stesso, per evitare di compromettere la sicurezza della Repubblica, i suoi membri si devono impegnare a mantenere un atteggiamento rigoroso e segreto durante il loro mandato, vista la sensibilità delle informazioni che devono gestire. Questo in teoria, vi ricordo che il caro Donzelli di Fratelli d'Italia, quello che era riuscito a prendere il materiale sensibile da quell'altro del mastro perché vivevano assieme durante una carbonara e un'altra, si sono passati queste informazioni per fare appunto quella propaganda così da due lire, arriva proprio dal COPASIR, cioè lui è dentro il COPASIR, si occupa di un tema così importante, quando si dice trovarsi in buone mani, no? Ma in realtà poi, guardando la storia anche recentissima del COPASIR, notiamo che hanno fatto tante cose e tra l'altro molto sul pezzo. Per esempio, tra il 2020 e il 2021, in seguito all'epidemia di Covid-19 e al disastroso crollo della borsa italiana, causato anche dalle dichiarazioni di Christine Lagarde riguardo allo spread dei paesi europei, il COPASIR, guidato prima da Raffaele Volpi della Lega e poi da Adolfo D'Urso di Fratelli d'Italia, si era mobilitato. Venne da loro avviata un'indagine prospettica sulle minacce che incombevano sul sistema paese, comprese le vulnerabilità finanziarie e tecnologiche, nonché la presenza di interessi predatori da parte di multinazionali straniere per speculare sulla situazione economica italiana. Inoltre, il comitato ha svolto il suo ruolo tradizionale di controllo sulla governance dei servizi segreti, che sono stati al centro di tensioni legate allo scontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte proprio alla fine del Conte 2. Insomma, il comparto intelligence, se vogliamo semplificarlo, è anche un po' la somma tra il DIS, la superstruttura del CISR, e ovviamente poi anche l'ANC per quanto riguarda la supersicurezza, ma non sono gli unici organi che fanno intelligence, ce ne sono anche altri, che sono tutta quanta una serie di agenzie che si occupano in particolare di argomenti estremamente specifici e fondamentali. Uno di questi, per esempio, è il Centro Intelligence Interforze dell'Esercito di Casal Malnome, che è un organo dell'intelligence dell'esercito che oggi è in prima linea attraverso operazioni di ricognizione e rilevazione satellitare per dare informazioni all'esercito ucraino, appunto per aiutarli durante l'invasione appunto della Russia che stanno subendo. Oppure è importante anche il raggruppamento unità difesa, responsabile della sorveglianza e difesa della logistica delle installazioni legate all'intelligence. Poi il reparto dello Stato Maggiore della Difesa e anche questo degno di nota, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, istituita nel 2007, che svolge unità di raccolta di informazioni per contrastare i flussi di denaro sporco verso il terrorismo o la criminalità organizzata. Insomma, i nostri servizi segreti ci sono, operano tanto sia in grandi strutture sia appunto in piccole agenzie che lavorano in maniera più o meno autonoma. Questo sia in nome dell'efficienza, del mutuo controllo, ovviamente anche della responsabilità politica che il presidente si assume proprio essendo il gran capo dei servizi segreti. Quindi, come vedete, questi giornalisticamente 007, termine ma veramente bruttissimo, sono più degli investigatori, degli analisti, degli esperti in campi specifici, degli infiltrati, non appunto gente che va in giro ad ammazzare, a giocare a poker, fare il tipo il mascellone.
è gente con una certa responsabilità che deve fare le cose in un certo ambito, è un po' un altro impegno. Quindi ragazzi, grazie mille per avermi guardato, ringrazio tantissimo il caro Andrea Muratore che mi ha aiutato a mettere su ancora una volta questo video, grazie mille Andrea. Vi ricordo il libro del dottor Giannulli, ci sono i miei libri, qua sotto c'è il Nord Pass, state bene, mi raccomando. Ora, questo video diventerà secondo me lungo, questi video sono sempre più lunghi, i copioni sono sempre lunghi, le informazioni sono sempre di più, è una gran fatica ma lo si può fare perché poi ci sono anche grandi soddisfazioni, quindi grazie mille ragazzi ancora, ricordatevi di mettere mi piace, condividere, papà, state bene, mi raccomando, dai che l'estate alle porte e presto ci sarà un caldo devastante statisticamente parlando. Bene, contenti? No, tipico.